Vi mostro la foto di giovani fascisti italiani. Dice Erminio: dall'altra parte dicono che sia una dittatura fascista, quindi cos'è? Perché nella vignetta c'è Euro dittatura comunista, questa Europa non mi rappresenta. Orribile o terribile? Rispondendo a ciò riusciremo a capire se è una dittatura di destra o di sinistra. Io vi dico esattamente l'Europa per me che cosa rappresenta. Il tentativo finalmente che tutti i paesi che per secoli e secoli hanno fatto lotte e guerre tra di loro, finalmente hanno smesso di farlo. Da quando è finita la guerra mondiale fino ad oggi, abbiamo avuto 60 anni di pace, un valore assolutamente stupendo, meraviglioso. L'ideale è che diventi la patria delle patrie. Ma che cosa occorre perché ciò possa accadere? Occorre quel bene comune che si chiama democrazia, perché quello che è stato proposto qui è questo dilemma: è una dittatura di destra o di sinistra? La risposta è che è una democrazia. Scrivere questa Europa non mi rappresenta è proprio il segno di chi difetta in democrazia. Io vi dico come personalmente la penso, ma per farvi capire come io la penso, vi voglio raccontare una storiella, così, tanto per parlare anche io per parabole. Immaginando che io conosca, sapendo leggere le stelle, qual sia l'orientamento che bisogna avere per andare a riva dopo un naufragio. Ci ritroviamo in una stessa barca in tanti. Persone di tutti i tipi, persone che hanno una grande stima di se stesse, persone che non hanno mai studiato, persone prepotenti, persone dimesse. Secondo me, ogni persona, indipendentemente dal suo titolo di studio, o dalla sua apparenza, vale me stesso. Ora, c'è da scegliere dove sia la riva, perché stando in alto mare bisogna andare solo in un luogo, in un verso per poter andare alla riva, altrimenti se si sbaglia direzione si va in alto mare sempre più. L'unico che ne capisca qualcosa, secondo me, sono io. Io so leggere il cielo stellato, so orientarmi, so qual è la posizione in cui la barca si trova e so la rotta precisa che si dovrebbe tenere per andare a riva. Che cosa devo fare io? Devo cercare di spiegare ai miei amici che condividono la mia stessa sorte perché io credo che la salvezza stia andando a nord. Solo in quel verso si va bene. E io dimostrerò che c'è il cielo stellato,
che c'era Stella Polare, che eravamo in una rotta vicino a questo meridiano, a questo parallelo, e che per una certa serie di giudizi io sono all'altezza di sapere qual è il verso che bisogna avere. Ma c'è chi non mi crede e comincia a dire che io non ne so niente, che ho sempre sbagliato tutto, che gioco sulla loro pelle e che non è il nord la strada giusta, è il sud. E poi c'è chi dice che invece è a est, un altro è a ovest. E ci sono tutte queste discussioni. Io ho la possibilità, perché lo so solo io, di prendere in mano una pistola che ho visto lì, io solo, e gli altri no. Prendere in mano la pistola e, facendomi forza della mia conoscenza, imporre a tutti quanti, con la forza delle armi, la rotta verso il nord della salvezza. Così facendo, io sono assolutamente sicuro che poi, dopo un momento in cui tutti protesteranno contro di me, quando vedranno che li ho portati a riva, mi ringrazieranno. Quindi io accetto tutto il malanimo che c'è in questi che si vedono violentati dalla forza delle armi, sapendo che li porto in porto. Ebbene, io prenderei o non prenderei quella pistola? Io non la prenderei, anzi la butterei a mare quella pistola. E dopo di aver detto una volta, due volte le ragioni per cui c'è da giudicare che l'unica rotta sensata è andare a nord, si vota. Perché io ritengo che il giudizio di tutti gli altri e tutti quanti sia per diritto di dignità umana uguale al mio. E quindi si fa la conta, si vota. E se si sceglierà di andare a sud, io, sapendo che stiamo andando verso la morte, direi: la rotta di questa barca mi rappresenta, perché io ripongo me stesso, assieme agli altri, in un contesto di uomini aventi la stessa dignità. Io dico che sono rappresentato da una scelta sbagliata rispetto a quella che so io essere sbagliata. Eppure io dirò che è una scelta che mi rappresenta, perché io accetto di essere dentro un destino comune. Purtroppo non è questa la democrazia che c'è oggi, e c'è chi, invece di pensare a proporre rimedi, modi di vedere e giudizi di opportunità di agire in un modo o nell'altro, organizzano la loro campagna elettorale, la loro propaganda per imporre il loro giudizio sulla demonizzazione degli avversari, sulla paura che se gli altri prendono la mano siamo tutti quanti inguaiati. E questo è un modo che io assolutamente non condivido, perché da destra, da sinistra, dal potere economico e da tutti gli altri poteri che sopraffanno
la dignità umana, io cerco sempre di stare ben alla larga. L'unica disciplina che io accetto è la parola, è la ragione e confidare che ogni uomo ha questo bene e ha il sacrosanto diritto di ragionare a modo suo. E se io ho scelto di stare in pace e di creare l'Europa delle patrie, io sarò rappresentato da chi poi mi rappresenta. Invece, chi in Italia si sente rappresentato dal governo che è eletto? Nessuno, perché in Italia manca assolutamente il senso democratico. E mancando questa condizione basilare, siamo proprio nel massimo della retrogradezza, cioè dell'andare indietro. I romani erano molto, ma molto più in avanti di quanto si sia in avanti ora. Voi non ve lo ricordate, non lo avete studiato forse, ma vi voglio riproporre il monologo, l'apologo di Menenio Agrippa. Qui c'è la versione latina e la traduzione in italiana sulla destra. Una volta le membra dell'uomo, constatando che lo stomaco se ne stava ozioso ad attendere cibo, ruppero con lui gli accordi e cospirarono tra loro, decidendo che le mani non portassero cibo alla bocca, né che, portatolo, la bocca lo accettasse, né che i denti lo confezionassero a dovere. Ma mentre intendevano domare lo stomaco, a indebolirsi furono anche loro stesse, e il corpo intero giunse a deperimento estremo. Da qui apparve che l'ufficio dello stomaco non è quello di un pigro, ma che, una volta accolti, distribuisce i cibi per tutte le membra. E quindi tornarono in amicizia con lui. Così, senato e popolo, come fossero un unico corpo, con la discordia periscono, con la concordia rimangono in salute. Ecco, questa è una lezione che dovrebbe far capire che se ci sono dei poteri che hanno sempre potuto dirigere, portare avanti le cose, in un modo con il quale qui in Europa noi siamo stati nel mondo sempre un continente emergente su tutto il resto, è per la capacità di tutto il sistema. Sì, c'è chi lavora, c'è chi mangia, c'è chi digerisce. Ogni uomo deve accettare il suo ruolo e soprattutto rispettare il compito degli altri. Invece, noi siamo guidati dal più penoso degli egoismi, egoismi di tipo nazionale, all'interno all'Europa, tanto che tutti quelli che si lamentano dell'euro, perché la Germania strumentalizza tutti quanti gli altri e non arrivano a capire la validità di questa moneta solo per un motivo. Perché l'Italia non è al posto della Germania. Se fosse l'Italia a strumentalizzare in quel modo lì tutti gli altri, andrebbe benissimo per queste persone. Saremmo al non plus ultra. Non sono capaci di accettare il gioco delle forze in campo.
nel tentativo democratico che il sistema democratico consente di cambiare nel tempo le cose. No, ci sono soggetti irragionevoli che credono che il modo migliore per superare le difficoltà è fare piazza pulita. Io giudico tutti costoro dei grandi ciechi e dei grandi egoisti, ma soprattutto delle persone che difettano assolutamente di democrazia. Guai se finissimo in mano a persone così, perché proprio nella presunzione della loro eccellenza giudicherebbero stolti tutti gli altri, fino a escluderli perfino nella possibilità di parlare. Oggi molti si lamentano e dicono: ma che democrazia è questa? Parli, 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 ma parli a vuoto. Costoro non hanno conosciuto i regimi in cui avevano tanto timore di questo parlare, che c'erano spie dentro perfino i caseggiati per sapere se da parte di qualcuno veniva espresso un malessere. E allora quello lì veniva deportato da qualche parte, veniva tolto di mezzo. Quando questi così bravi, che si credono così bravi e così prepotenti nel loro sapere, proprio in virtù della presunzione che la verità la conosco io e gli altri no, dunque io la uso e tutti a casa, ecco, quando c'è questo metodo qui, state bene attenti a non cadere sotto le grinfie di queste persone qui, perché sono quelle che vi toglieranno perfino la possibilità di parlare, facendovi un grandissimo affronto. Vi fanno passare per cretini, vi fanno passare per traditori, vi fanno passare per nemici della patria e quindi, se non vi eliminano fisicamente, trovano il sistema di mettervi a tacere, perché sanno bene il potere delle parole. Quando sono parole di verità, riescono ad aggregare. Purtroppo riescono ad aggregare anche quando sono parole che si poggiano sul malcontento. Ma chiedetevi, perché tutti cercano di venire in Italia? Perché negli altri paesi si sta peggio. È possibile che non si accorgano di come si stia in Italia proprio e solo gli italiani?